Ciao a tutti ragazzi, qui Paul e Peppe. Allora, c'è Peppe perché Lollo è partito, è andato in Messico, giusto? In Sicilia. E dal Messico è andato in Sicilia. E mentre Lollo non c'è, io e Peppe ci facciamo una bella partita a Fortnite, la registriamo e la mettiamo sul canale. Faremo come sempre una partita io e una Peppe. Parte Peppe e ci vediamo quando Peppe si tuffa. Ciao ragazzi. Ragazzi, mi butto a 9 E o E9. Cambia niente, c'è questo posto col segnetto che non ha un nome indefinito, proprio perché vuole fare una partita tranquilla e sperare di fare bene. Ragazzi, non c'è nessuno, Peppe è da solo, boh, non farò niente, cioè looterò il tutto e poi... Ha già un bel pompe, un bel pesante tattico verde. Poi c'è uno, c'è un tizio che arriva mo' e Peppe lo va a prendere. Non lo va a prendere, attenzione. Peppe evita l'avversario. Il sole non ci vuole permettere. C'è la cassa lì? Sì, ce la siamo, guarda. Vediamo Peppe cosa vuole fare. Non ho blu. Peppe se lo prende. E ora ha due casse a sua disposizione. Ecco. Mitraglietta tattica che può sempre servire. E ora si beve lo scudo. Ricordiamo sempre che c'era il tizio. Trova gli scildi adesso. Fuggi d'assalto. C'è la cassa. Ricordati sempre di quel tizio. E ora lo vedrei anche meglio grazie al bolt action. Ora Peppe parte all'attacco, vero? Era entrato qui dentro. Eccolo. Anche Peppa ha sentito i passi. C'è ancora la cassa qua su. Quindi non ha lottato bene. Peppa si prende la cassa. Dov'è il tizio? Era sotto prima, giusto? Tante volte l'ha preso, tutte le volte che però il bolt action ti darà una mano. No, gli ha lanciato la granata puzzolente che sta facendo il suo effetto, ma Peppe prova a farlo cadere, riesce a costruire, ti sta pushando, credo. No. Ma pochi materiali, è già passato al blabri. Quindi se riesci a rompergli tutto. Passa all'attacco l'avversario. E costruisci qua accanto. Peppe perde attimi di gioco. Non è più. È sotto, dietro il camion. È bello. C'ha pure il cecchino. Sì. È gara chi ha più colpi. C'è un'altra. Passa alla pietra, sennò. No, vabbè, passo da solo la pietra. Dico. Vediamo Peppe. Sotto. È il mitraglione. È qua. Bella kill di Peppe. GG per Peppe. Che si può prendere anche. E ora si prende quel bel bottaccino viola. Il mitraglione non lo prende. No. Occhio alla safe sempre. Che è bella lontana. Quindi Peppe ora scappa. Prendi, pieti le bende secondo me. No. E ora Peppe se ne scappa. Ci vediamo quando arriva in safe. Ragazzi, c'è un, come state vedendo, un tizio di fronte a Peppe. Lui sta lottando per non prendere danni dalla safe, però purtroppo c'è questo tatino qua che gli ha fatto perdere un po' di tempo per evitare di prendere danni e quindi prenderà
un po' di danno dalla safe. Occhio, sempre c'era quel tizio che abbiamo perso di vista. Eccolo, di fronte a Peppe, che proverà la cecchinata. Peppe viene colpito. Non era lui. Non era lui, vediamo. Ecco sopra. Un po' come ti dà. Peppe lo chiude. Dove? Sotto. Scudato, io non so dov'è proprio. Un hacker, ma c'è un altro, c'è, non so proprio da dove ti ha preso. Da dove eri tu? Cioè, io ero qua. Questo è quello di prima. Che l'ha ucciso. Ragazzi, io non lo so cosa è successo, perché quello che ha ucciso Peppe era dove era lui nel momento in cui stava fightando. Cioè, lo stavo cercando, non l'ho mai visto, sono andato sia sotto che sopra. Che sarà un hacker? Vediamo il replay. Ecco, vediamo un po'. Questo è quello che ha ucciso Peppe. Che mi ha sparato e mi ha tolto il danno lì. Mentre a Peppe era da destra che era arrivato il colpo. Ah, ecco, vediamo adesso dov'è. Ah, si è chiuso qua. Si chiude? Eh sì. Però il problema è che lui ti ha colpito comunque da... Però prima mi ha colpito, mi ha tolto 86, nonostante... E tu avevi lo scudo. Ragazzi, adesso tocca a me, ci vediamo quando mi tuffo. Ragazzi, mi tufferò dove si è tuffato Peppe, quindi a E9, giusto? E ci vediamo quando scendo. Sta avanzando il nostro eroe, nella speranza di fare qualcosa. C'è qualcuno che però... Verrà, fidati. Qualcuno che viene da me. Pompa. Che a me non piace proprio. Però fatelo piacere. La mitraglietta buggata. Che... No, così sbagli, così cade. Che ha detto? Con la cesta su, nasci. Si prende prima sotto. Vampa grigio. Che ovviamente è inutile. La colpa del pompa, dillo di te. È un medikit. È tutto pieno. Ah. Per ora scudo. Pieni i colpi del pompa qua dietro. Aspetta, mi piace scudo. Anche perché sono più forte, quindi... Lui ragiona da ultra pro player. Cioè, quindi... sono un livello avanzato. Cioè, sarebbe troppo facile per lui vincere con quest'arma. Appunto, cioè poi non ci sarebbe sfizi. Ma quello là è venuto alla fine. Ok. Sei figlio. Paul ritorna sui suoi passi e prende la pistola silenziata leggendaria. Vediamo un po'. Fammi vedere. Scar leggendario. Vedi, me lo sentivo che dovevo tornare indietro. L'avrei lasciato qui. Attenzione, c'è qualcuno. Paul deve prepararsi al fight. Era dalla porta no. No. Era molto forte. C'ha il lanciarazzi. Non avevo visto dov'era, quindi. Non lo dice, non trovo niente, cioè. Sì, ho. Parte a prescindere. Che devi togliere? Trovo il bolt action e si lascia la mitraglietta. Paul è arrivato in safe e va in giro per la mappa, comunque. Senza, diciamo, fare troppo casino. Una partita
Stealth. Che belle anche. Chi? Tu. Che vuoi dire che sono brutte? Vabbè. Tocchi il pesante Tart. Che è quella per pushare, dettagli. Eva. Attenzione. Ucciso Paul in un momento di distrazione da Zinedine Zidane. Non sapevo da dove. Questo modo sarà uscito dalla safe. Sì. Comunque, come episodio è andata meglio. Io sono arrivato 18esimo, Peppe 12esimo se non sbaglio. Lui è stato ucciso a sua volta, quindi diciamo che nel momento cruciale sono stato ucciso. Diciamo che mi avrebbe ucciso poi questo, comunque. Questo qua è un dettaglio. Diciamo che si è fatto un bel loot. Gioca da quando ci stava la stagione 2 perché c'ha lo scudo dietro. Quindi diciamo che meglio a prescindere sarei morto. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate like e se volete rimanere in contatto con noi, Instagram e Facebook in descrizione. Per questo video è tutto, ciao ragazzi. Ciao.